come fondazione, e però abbiamo continuato a portare avanti questo premio che è senz'altro e continua ad essere sempre di più un valore culturale e un brand veramente importante legato al Mattarella per l'Italia. Stiamo terminando questa settimana la settimana della enogastronomia del mondo. Infatti un autore di questi 6 libri è attualmente impegnato all'estero, a Lisbona mi pare, per queste manifestazioni, presentazioni. Ci sono presentazioni un po' in tutte le parti del mondo e legate a un discorso di proseguimento dell'Expo sulla cucina e sulla nutrizione. A questo punto noi dobbiamo premiare un autore e un libro tra questi 6 che hanno comunque già vinto un premio selezione. Praticamente noi abbiamo 6 vincitori della premio selezione Mattarella della cucina 2016 e tra questi purtroppo perché volevo che tutti fossero premiati, dovremmo scegliere un vincitore. La scelta è fatta da 70 librai, delle 35 delle bancarelle, 35 dell'Unione Librai Cremonese e 10 votanti sul nostro territorio tra ristoranti e produttori di consumo enogastronomico. Bene, io vorrei non farvi perdere ulteriore tempo, anche perché vorremmo far freddo tra le altre cose. E capisco che la tensione degli autori è abbastanza alta, che comunque non serve per scattarsi. Lascerei la parola al sindaco del Pontremoli che vi porgerà un saluto freddamente. Assolutamente, buongiorno, benvenuti, è un grande piacere che ci avviciniamo alla conoscenza di chi è il vincitore del premio Mattarella della cucina 2016. Voi tutti sapete che per il comune di Pontremoli l'aspetto enogastronomico riveste un ruolo di particolare importanza, non solo dal punto di vista di indotto economico, ma anche proprio per quello che è il principio della profonda valenza culturale che la tradizione enogastronomica domina di una realtà quale appunto quello di Pontremoli riveste. Proprio ieri sono andata ad un convegno sulla biodiversità al Palazzo della Presidenza della Regione Toscana, dove abbiamo anche portato, devo dire, con grande piacere, un buffet tutto di prodotti tipici della nostra terra, e ancora una volta mi sono convinta, ancora di più sempre che ne avessi ancora bisogno, di quanto è importante per Pontremoli, città del libro, città del premio Pantarella, con tutte le diverse articolazioni, appunto una di queste è Pantarella della cucina, quindi di quanto è importante l'aspetto di questa che ieri vi ha voluto definire la filiera corta della cultura nel mondo della gastronomia e di quello che è Pantarella della cucina deve investire in questo contesto. Quindi nonostante il piccolo problema che c'è stato per quanto riguarda le schede di votazione e che ci ha portato a rivedere questa mattina il momento la presenza del notario che garantisce la qualità dell'operazione, noi siamo assolutamente convinti che questo premio debba essere portato sempre più all'attenzione di tutti coloro che credono nel significato di una realtà, in questo caso appunto Lunigiana Pontremoli, città del libro, ancora una volta città della cultura. Quindi il ringraziamento va alla Fondazione Città del Libro che con grande impegno ha portato a termine la 9ª edizione, la 11ª edizione di questo premio e l'augurio è che il 2017 possa vedere tutti i premi Mattarella ancora più importanti nel contesto culturale. Grazie. Grazie.